le istituzioni e in primis anche l'onorevole Mauro Dattis per aver fluidificato e facilitato questa nostra occasione di incontro. Io sono Daniel Della Seta, ho il piacere di darvi il benvenuto per questa iniziativa che, come sapete, ha un titolo davvero importante e impattante che guarda al futuro partendo da una situazione davvero anche seria e particolarmente grave che vede il nostro paese maglia nera per quello che riguarda anche il record europeo correlato alle infezioni correlate all'assistenza. E allora il titolo di questa nostra iniziativa si chiama Insieme contro le infezioni correlate all'assistenza, un approccio pratico e multidisciplinare alle infezioni nosocomiali e in un'alleanza appunto tra i diversi stakeholders che sono coinvolti, e un'alleanza tra gestori del buon uso degli antibiotici, responsabili della prevenzione e delle infezioni. Prevenzione è la parola chiave quindi per questa nostra giornata in cui dobbiamo dire prendono parte e hanno aderito in maniera totale diversi parlamentari anche di diversi schieramenti. La salute non ha colore politico e lo sappiamo bene. Questa iniziativa è promossa grazie alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, che illustrerà quindi quali potranno essere, quali saranno gli urgenti anche provvedimenti in merito a dei programmi che verranno realizzati in questo corrente anno, che sono anche una coda delle precedenti iniziative della società. E poi abbiamo il Ministero che è un soggetto fondamentale perché è qui rappresentato dal dottor Francesco Maraglino, con l'impegno anche nel PNCAR e soprattutto con un'attenzione davvero attenta, precisa, puntuale su questo tema, costituirà l'interfaccia privilegiato in un anno che vede il nostro Paese impegnato anche nel G7 che ospiteranno, come sappiamo, in Puglia, dove questo tema sarà un tema di straordinaria importanza e attualità e dove anche lo stesso PNRR disciplina in una parte questa tematica. Allora, io sollecito e ringrazio anche tutti i colleghi, le associazioni anche che oggi sono qui per presentare e parlarci di una proposta di legge, e questo giustifica anche naturalmente la nostra presenza in sede istituzionale. Ringrazio i colleghi della stampa perché di tutto questo noi cercheremo di darne affresco, un'ampia immagine per insieme costruire questo network che sia fattivo e che dia dei risultati. E in questo senso il ruolo della politica, delle istituzioni, dei clinici, della società scientifica è fondamentale. Detto questo, allora io subito passo la parola. In collegamento abbiamo presente innanzitutto i nostri ospiti perché abbiamo alla mia sinistra il dottor Francesco Paolo Maraglino che è direttore della prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della Salute. Saluto la vicepresidente della Società Italiana Malattie Infettive, la professoressa Cristina Mussini. Saluto il professor Massimo Andreoni che è il direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali e saluto il professor Marco Falcone che è consigliere della società e è anche responsabile del secondo dei due importanti progetti che oggi noi presenteremo proprio in questa sede. Abbiamo, come detto, reso possibile questa nostra iniziativa di oggi, ringraziando anche tutti gli altri clinici che sono qui presenti quest'oggi. Saluto anche il dottor Mauro Dattis, l'onorevole Dattis, che è stato colpito da una purtroppo sindrome influenzale che voi sapete, le cui propaggini si allungano pericolosamente anche nel mese di marzo. Sappiamo che ci sono delle recrudescenze, ne parliamo anche tante volte spesso insieme agli amici della stampa. Noi lo salutiamo, lo ringraziamo davvero per l'impegno anche in sede per quanto riguarda la revisione della legge 135-90 di cui si sta impegnando e davvero lo ringraziamo per quanto ha reso possibile per il suo impegno su questi temi medico-scientifici e in particolare in infettivologia. Saluto anche la onorevole Simona Loizzo che è collegata con noi, che è membro della 12ª Commissione Affari Sociali e 7ª Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. E sappiamo essere un medico, direttrice di una OC, conosce molto bene anche la sanità, non solo della sua regione, la Calabria, che la salutiamo, ma anche a livello nazionale. E io la saluto e davvero la ringrazio per essere con noi. Buongiorno, onorevole Loizzo. La possiamo commutare? Ok, allora attendiamo intanto che si colleghi la onorevole che.
appunto dalla Calabria. Intanto, per introdurre questo tema, io direi di partire con un'analisi che è quella, diciamo, introduttiva dello scenario e in tal senso prego il professor, il dottor Francesco Paolo Maraglino, che è direttore della prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della Salute, di fornirci il quadro innanzitutto relativamente al PNCAR, che è il cuore, anche se vogliamo, della nostra discussione di quest'oggi. Prego. Allora, grazie Daniel, grazie agli organizzatori, grazie in particolare alla CIMIT, partner nostro del Ministero e del mio ufficio, costante nell'attività di predisposizione dei documenti e di implementazione, sempre presente nei nostri gruppi di lavoro, quindi compreso naturalmente questo. Allora, l'occasione un po' per raccontarvi un po' di cosa consiste il PNCAR, che è il Piano Nazionale per la Lotta contro l'Antimicrobio Resistenza, un po' lo stato un po' dei lavori dell'ultima versione. L'ultimo piano è il PNCAR 2022-2025, è stato il frutto di un lavoro che è partito dal piano precedente attraverso i gruppi di lavoro che hanno visto, insomma, tutte le figure istituzionali e scientifiche pertinenti lavorare tutti quanti insieme sulla base delle verifiche, insomma, anche attraverso delle schede apposite di quello che erano le attività che erano state svolte col piano precedente, quindi risultati raggiunti e anche elementi su cui invece non si era soddisfatti del risultato, e poi con l'interlocuzione sia tecnica sia poi formale, politica, nella conferenza Stato-Regione con le regioni, che sono un altro, no? Altro protagonista della sanità pubblica, anche in virtù delle prerogative costituzionali che hanno, siamo arrivati all'approvazione in conferenza Stato-Regioni nel novembre del 2022. Abbiamo dato una pubblicazione sul web anche di questo piano, e attraverso anche una versione grafica piuttosto accattivante, questo lo rimarco sempre e poi vi spiego il motivo. Il piano è un piano che naturalmente è allineato a quelle che sono le indicazioni che vengono innanzitutto dal mondo internazionale, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Commissione Europea, dall'ECDC che monitora le nostre attività anche relativamente di tutti i paesi europei attraverso la propria attività di sorveglianza epidemiologica, che è molto attento a questo tema, e anche attraverso delle joint action europee a cui l'Italia ha partecipato attivamente, che hanno fornito anche materiale per questi documenti. Quali sono le novità rispetto principali, perché poi il tempo è poco, insomma, rispetto anche al piano precedente? Innanzitutto è diciamo un allargamento dell'approccio One Health, ne parlavamo pure prima di iniziare, cioè siamo passati da un approccio che riguarda fondamentalmente i rapporti esistenti e che sono virtuosamente esistenti all'interno dell'Organizzazione Sanitaria Italiana, sia nel Ministero che nel territorio, tra la salute umana, la salute animale e la sicurezza alimentare, allargando anche al mondo dell'ambiente, e vedremo come ci sono delle azioni e delle attività che riguardano in particolare questo tipo di fenomeno. Altri elementi la costruzione del piano e di una parte di strategia nazionale che, come dicevo prima, è proprio espressa in una maniera piuttosto accattivante, abbiamo provato a realizzarla così con i nostri colleghi della comunicazione istituzionale del Ministero, perché potesse essere molto chiaro anche per il cittadino comune, quindi per la popolazione generale, il cui empowerment, il cui contributo alla lotta all'antimicrobico resistenza, come vedremo, è sicuramente di grande importanza, così come l'apporto fondamentale di tutti gli operatori. Poi c'è il piano vero e proprio che noi abbiamo cercato, come tutta la pianificazione più recente che fa capo alla nostra direzione, di dare in maniera molto concreta, con degli obiettivi specifici, con delle azioni e degli indicatori che consentono di monitoraggio l'andamento. E poi c'è una parte tecnica anche molto innovativa che riguarda il fenomeno antimicrobio resistenza nell'ambito dei virus, dei funghi e dei parassiti. I destinatari del piano. Allora, abbiamo detto già i cittadini, è importante che i cittadini abbiano consapevolezza del ruolo che possono avere nella lotta all'antimicrobico resistenza, quindi anche sapere, ad esempio, che voglio dire, devono utilizzare gli antibiotici secondo la prescrizione del medico, secondo i dosaggi che sono stati dati dal medico, che devono completare l'iter anche della prescrizione, non devono andare a
bisogna combattere il fenomeno per cui uno riceve una scatola parzialmente usata di antibiotico, no, dal vicino o dal parente e la utilizza. Quindi, e questo è un elemento importante ed è un elemento che quindi questo comporta un coinvolgimento anche nel mondo dell'istruzione e della scuola, che certi principi siano presenti anche dal momento in cui si viene proprio della scuola e dell'educazione. Grande importanza il ruolo della formazione, però questa volta degli operatori sanitari, la presenza di questi temi all'interno di tutto il corso, dei corsi di studio sia di laurea che di specializzazione per quanto riguarda tutti gli operatori sanitari. Grande ruolo a proposito degli operatori sanitari dei medici di medicina generale, lo vedremo, che sono i principali prescrittori, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, che sono una categoria che in particolare del Covid ha particolarmente enfatizzato il proprio ruolo, che hanno un ruolo, sono un punto di contatto di prossimità con i cittadini anche nel momento in cui si parla di utilizzo di antibiotici, il mondo della ricerca, la necessità di trovare ovviamente nuovi antibiotici, e il mondo dell'industria, che anche nella costruzione, anche del package banalmente dei farmaci, deve tener conto di determinati fenomeni. E naturalmente persone delle istituzioni che insomma hanno anche tutte partecipate a questo. Naturalmente il personale sanitario ospedaliero, che ovviamente da un lato parliamo ovviamente degli infettivologi e parliamo di tutto il ruolo che gli operatori sanitari in quest'ambito hanno nella prevenzione anche delle infezioni correlate all'assistenza e quindi alla lotta a questo fenomeno. Altri elementi, l'impostazione del piano è avere dei pilastri, che sono tre, che sono rappresentati appunto dalla sorveglianza, dalla prevenzione delle infezioni e della prevenzione del fenomeno e dal buon uso degli antibiotici, e poi degli obiettivi strategici che sono trasversali un po' a tutto, quindi vanno dalla governance del fenomeno, e ne parleremo di quello che facciamo anche a livello di Ministero della Salute, dalla formazione, informazione, quindi cittadini e operatori in assoluta trasparenza, all'innovazione, alla ricerca, e poi la cooperazione internazionale e nazionale, perché questo è un tema sul quale tutto il Ministero è molto impegnato, in particolare il nostro ufficio partecipa a tutte le attività di carattere internazionali che sono impegnate su questo tema. Ben ha detto Daniel che nel G7, presidenza italiana, il tema dell'antimicrobio resistenza è assolutamente presente, e questo è assolutamente un tema su cui saremo impegnati ovviamente anche come Ministero. Come la governance del piano l'abbiamo impostata anche sull'esperienza del piano precedente, quindi di alcune anche osservazioni che avevamo ricevuto, con due grossi gruppi. Il gruppo di lavoro più tecnico, lo chiamiamo GTC, è il gruppo tecnico di coordinamento, esisteva anche prima, l'abbiamo rinnovato, e presenta una serie di sottogruppi di lavoro, ognuno su uno degli obiettivi che il piano realizza, ognuno ha il proprio CER, e quindi parlando di ICA abbiamo il gruppo della sorveglianza, il gruppo della prevenzione, abbiamo poi il gruppo del buon uso degli antibiotici e così via, formazione, tutti i temi che vi ho già citato. A questo gruppo, che ha una caratteristica di carattere fondamentalmente tecnico, che è incaricato, i sottogruppi sono incaricati di predisporre quei documenti o quelle analisi che servono all'implementazione del piano, e che ha già iniziato a lavorare da un po', tutti hanno iniziato a lavorare, c'è un gruppo che ha una sorta di regia, che è rappresentato dalla cosiddetta cabina di regia, che è un gruppo più ristretto, che ha un carattere più squisitamente istituzionale come tipo di rappresentanza, e che ha l'obiettivo proprio di, innanzitutto di monitorare un po' l'attività che viene fatta dai gruppi tecnici. Quindi, in qualche maniera i vari presidenti riporteranno, un po' come avviene in alcuni gruppi internazionali, al gruppo generale, e dove c'è da dare un indirizzo, stabilire, prendere delle decisioni rispetto all'orientamento dei documenti, si confronta con questo gruppo più ristretto e decisionale, che è presieduto dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero, e quindi va in questa maniera ad ottenere l'indirizzo per poter realizzare questo tipo di documenti. Noi siamo al lavoro su questa cosa, e uno degli elementi sui quali
si sta lavorando anche attraverso questo schema di lavoro e di governance che è finalizzato ad ottenere anche dei risultati concreti, è il tema del finanziamento. Nella proroga del vecchio piano e sul nuovo piano è stato individuato un finanziamento, quindi soprattutto per il 2021 le regioni hanno l'impegno di relazionare al Ministero della Salute quelle che sono le attività che sono state svolte. Quindi noi abbiamo ricevuto una reportistica, questa reportistica è stata analizzata, abbiamo costituito un gruppo apposito con tutti i protagonisti, perché le attività erano focalizzate su determinati aspetti del piano del PNCAR precedente, e su questo abbiamo quindi lavorato, esaminato queste relazioni, quindi alcune regioni sono già nell'iter per ottenere il finanziamento, in altri casi ci siamo avvalsi della possibilità di ottenere un'integrazione del lavoro. Quindi è un sistema che poi cercheremo di realizzare per i finanziamenti futuri, capendo bene ogni regione in che punto si trova dell'implementazione del piano, proprio per in qualche maniera collaborare insieme ai principali protagonisti anche a livello regionale, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi che sono stati dell'avanzamento insieme del piano, che ci deve portare al raggiungimento di questi obiettivi. Brevemente, perché il tempo è breve, quindi forse non abbiamo più, non vi racconto dati di indicatori, anche perché credo che altri relatori più lo faranno. Ricordo il ruolo fondamentale, che ho già citato, dei medici di medicina generale, che sono i prescrittori, sono l'80% della prescrizione, e quindi questo è un elemento rispetto all'appropriatezza della prescrizione di cui va tenuto conto. Tra gli indicatori invece sono stati aggiunti gli indicatori che riguardano l'utilizzo degli antibiotici in età pediatrica, perché anche questo è un elemento importante. Nel nuovo piano abbiamo questo, si sta lavorando alle raccomandazioni per quanto riguarda il buon uso degli antibiotici, incluso questo aspetto dei cittadini, che è nuovo. Poi ci sono documenti CIMIT, AIFA ufficiali su questo tema, ma si sta già lavorando in questo senso. E quindi stiamo lavorando sulle infezioni. L'EICA è previsto uno specifico sottopiano legato alla sorveglianza e alla prevenzione, in particolare dell'EICA, è uno specifico documento, e questo è un altro degli obiettivi molto concreti che ci siamo a buon punto per realizzare. Quindi detto questo, il tempo è tiranno, per cui credo che le conclusioni sono che noi andiamo avanti con grande attenzione a questo tema al Ministero e con una grande collaborazione con tutte le istituzioni, incluse le istituzioni regionali, che sono anche sempre grandi protagonista di questo argomento. Grazie. Grazie dottor Maraglino, soprattutto per aver sottolineato due aspetti fondamentali, quello dell'uso degli antibiotici anche nel mondo umano, e noi sappiamo quanto sia importante anche quello nell'uso animale e quindi nella zootecnia e in tutte le altre ampie settori della nostra attività quotidiana. E medici di medicina generale e farmacisti, importante da sottolineare questo, e la CIMIT dobbiamo dire che ha delle collaborazioni importanti proprio con la Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie, proprio in quest'ottica l'abbiamo ricordato anche nel corso dell'uso prudente degli antibiotici, la campagna che abbiamo realizzato e che avete realizzato, di cui abbiamo dato conto anche al Ministero. Io ho in collegamento l'onorevole Gian Antonio Girelli, membro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera, che ha avuto un ritardo di treno, che è con noi e ci tiene comunque a sottolineare la vicinanza e l'importanza in questo scambio, che è uno scambio proficuo, come abbiamo detto, di obiettivi strategici e di condivisione di governance, di formazione e innovazione, di cooperazione, come lei ha detto, internazionale e nazionale, ma anche di conoscenza approfondita dei fatti. Buongiorno, onorevole Girelli. Buongiorno a voi, mi scuso davvero di non essere in presenza come avevo promesso di fare, ma gli imprevisti a volte portano a dover rivedere i programmi. Particolare interesse i lavori di questa mattina, perché in maniera anche molto puntuale viene evidenziato un tema, quello di indici impressionanti in termini di morti, in termini di spese sanitarie, in termini di qualità della vista e di qualità del lavoro in sanità, e la necessità quindi di poter mettere in pratica delle azioni concrete.
Quindi, onorevole Girelli, siccome la linea è ballerina, ma riusciamo a cogliere l'importanza, l'impegno ribadito anche da parte della Commissione Affari Sociali, il suo personale, che lo sappiamo, è sempre presente, e per questo che è un tema che voi stessi decisori politici comprendete assolutamente la rilevanza e quindi un impegno e siete al fianco di questo nostro progetto, quest'oggi presentato. Io la ringrazio davvero tanto e ci potremo naturalmente poi aggiornare relativamente ai due progetti che presenteremo oggi, di cui avremo necessità ovviamente di condivisione. Grazie davvero, anche in commissione tutti i nostri clinici sono disponibili naturalmente per poter essere uditi. Grazie, grazie molte all'onorevole Girelli per il suo intervento ed è con noi anche l'onorevole Simona Loizio, che l'avevo annunciata poco fa, ce l'abbiamo collegata. Buongiorno, onorevole. Buongiorno, buongiorno, Ecco, alziamo un buongiorno, pochino l'audio. salve, salve a tutti. Ecco, attiviamo allora, onorevole, la nostra telecamera, alziamo un po' l'audio e l'ascoltiamo anche in relazione a questo tema. Chiedo non solo al rappresentante parlamentare, alla politica, ma lo chiedo anche e soprattutto al medico, perché ben conosce questo scenario e questa situazione. Sì, io sono stata un direttore di dipartimento chirurgico, quindi conosco bene il tema delle infezioni correlate all'assistenza. È il momento di agire, quindi ringrazio gli organizzatori di questa giornata per gli interventi importanti e complessi. Ritengo che i temi su cui dobbiamo discutere sono principalmente la modalità in cui va svolta una sorveglianza epidemiologica finalizzata non soltanto a quantificare il carico delle malattie infettive, ma anche nel riconoscimento dei determinanti e dei rischi di infezione per la valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione. La seconda cosa che ritengo fondamentale è operare interventi di prevenzione individuale in base alla loro efficacia di campo e quindi offrirli in modo tempestivo e omogeneo, alla popolazione e rendere tutte quelle forme di sorveglianza esistente, come per esempio i sistemi di prevalenza nazionale e sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza, stabili, quindi codificate, quindi in grado di fornire dati omogenei, rappresentativi, tempestivi e adeguati. E poi individuare un referente regionale per la sorveglianza, che è fondamentale perché spesso anche i referenti aziendali non hanno poi a piramide con chi interloquire a livello regionale, quindi implementare il sistema nazionale di sorveglianza, istituire un sistema di segnalazione rapida di allerta per i cluster epidemici e poi trasmettere annualmente i flussi, i dati e predisporre quindi un rapporto epidemiologico nazionale annuale, da cui discenda ovviamente l'organizzazione di protocolli operativi per le emergenze infettive. Tutto questo deve essere correlato ad un'attività di comunicazione della popolazione alla popolazione e di formazione degli operatori sanitari. Bene, grazie allora, onorevole Loizio, anche per questi aspetti relativamente agli interventi di prevenzione individuale, tempestivi e adeguati, come lei ha detto, al sistema di alert che è fondamentale, al quale poi la società intende proprio portare degli elementi fattivi con questi due progetti che andiamo a descrivervi proprio tra pochi minuti. Grazie molte, ci vediamo Grazie, buona naturalmente giornata, buon prestissimo, lavoro. grazie onorevole Loizio, buon lavoro anche a lei. Professor Andreoni, direttore scientifico della SIMIT, la situazione delle ICA in Italia è uno scenario questo importante, a lei il ruolo di tracciarne un po', come dire, l'immagine dietro sulle quali noi dobbiamo muoverci e fornire un importante contributo, ognuno per la propria possibilità. Sì, diciamo, mi preme dire che noi siamo qui come società scientifica e poi lascio lo spazio alle due ricerche che la società tende a fare perché questo è il ruolo principale per cui oggi siamo qui, diciamo. Però voglio dire che la società scientifica evidentemente sta in un luogo istituzionale perché vuole testimoniare la disponibilità che la società scientifica ha nel contrasto
a questo fenomeno, che è un fenomeno pandemico, un fenomeno che interessa tutto il mondo. Per fare questo porterò quelli che sono brevemente i numeri nei quali ci confrontiamo, per dire che noi ci aspettiamo e collaboriamo su questo ai fini sia della realizzazione di un progetto di legge che debba affrontare, un decreto legge che debba affrontare tutto questo, perché ritengo che un fenomeno di questa portata necessiti di una legge ad hoc per affrontare tutto questo, e dall'altra parte la disponibilità a coadiuvare con il governo per quella che è il prossimo ruolo di presidenza che il governo avrà nel G7. Quali sono i numeri molto brevemente e qual è il contesto italiano nel quale ci muoviamo? Nel 2019 si parlava di 4.950.000 decessi legati all'antimicrobico resistenza, di cui almeno 1.300.000 morti in quell'anno direttamente per infezioni da germi multiresistenti. Come hai detto te, Daniel, l'Italia ha purtroppo un record negativo su questo: delle 30.000 morti europee, 11.000 sono i decessi in Italia ogni anno. Abbiamo come giornate di degenza 2.700.000 giornate di degenza ogni anno che vengono dedicate all'antibiotico resistenza. Questo vuol dire che lo possiamo immaginare come se tutti i posti letto del Friuli Venezia Giulia e del Trentino fossero dedicati esclusivamente all'antibiotico resistenza. 2 miliardi e 400 milioni di spesa annua sull'antibiotico resistenza per infezioni legate all'antibiotico resistenza. Io credo che questi numeri facciano intendere quello che è una necessità, obbligo da parte del mondo politico di affrontare questo argomento in maniera seria, in maniera concreta. Si è parlato di sorveglianza, si è parlato di formazione, sono la base di tutto questo, ma evidentemente per noi che siamo clinici e che viviamo tutti i giorni in ospedale e vediamo ogni giorno morire le persone di infezione da germi multiresistenti, quello che chiediamo alla politica invece di fare degli atti concreti che permettano realmente di contrastare questo fenomeno, e questo vuol dire evidentemente interventi all'interno dell'ospedale, magari dando anche ai direttori generali, anche questo è un qualche cosa che abbiamo detto tante volte, dare in qualche modo in quelle che sono proprio le direttive e quelli che sono i numeri che i direttori generali devono presentare, quello che stanno facendo e quello che hanno fatto per il contrasto all'antibiotico resistenza. Io mi fermerei qui perché diamo spazio anche agli altri ospiti. Professor Androni, grazie intanto per averci ricordato queste cifre che sono davvero allarmanti come cause anche di decessi. Ci ha raggiunto il vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, 12ª Commissione, dottor Ciocchetti, se ci raggiunge qui, così ascoltiamo. No, ma abbiamo tanto... Abbiamo, come dicevamo, un susseguirsi in un panel molto ricco anche di temi sui quali, caro Vicepresidente Ciocchetti, possiamo intervenire e soprattutto portare quello che io ho detto è un proficuo scambio tra mondo scientifico, il mondo delle società scientifiche, il mondo delle associazioni, che oggi siamo anche qui per lanciare ancora una volta e ribadire questa proposta di legge per uniformare anche le politiche nazionali, che è un po' lo scopo fondamentale di questa nostra giornata. Interventi di prevenzione, abbiamo detto, individuale, che siano tempestivi e adeguati. Il problema dell'antibiotico resistenza è un problema che di qui a pochi anni costituirà la prima causa di morte, addirittura superiore ai decessi che potranno essere causati dalle malattie oncologiche piuttosto che cardiovascolari. Questa è davvero una priorità assoluta. E allora le chiedo, in sua presenza, se c'è questa coscienza, questa conoscenza anche dello scenario che ci ha delineato anche il professor Andreoni per la CIMIT qui, e soprattutto quali potranno essere quindi le politiche da attuare da qui nel breve termine, perché non parliamo poi di chissà quanto tempo, è un giro di valzer, come si dice. Sì, intanto grazie, mi scuso per il ritardo, ma eravamo in commissione per le audizioni sul decreto legislativo sull'applicazione della legge sugli anziani, e quindi era
su cui dobbiamo esprimere il parere entro la fine di questo mese, e quindi non potevo essere puntuale presente qui. Il tema però comunque volevo assolutamente esserci, sia come per il ruolo di vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, e sia anche come presidente dell'intergruppo One Health, che chiaramente tra i suoi temi ha come priorità questa specifica questione, tant'è che nel lavoro che stiamo portando avanti con il Comitato Tecnico Scientifico, la prossima iniziativa sarà proprio una serie di tavoli tecnici e scientifici, partendo il primo proprio sul tema dell'antimicrobico resistenza, perché chiaramente sappiamo bene che è un'emergenza, sappiamo bene che è un tema che dobbiamo affrontare nel modo più serio e coordinato possibile, sappiamo che c'è un impegno da parte del Ministero della Salute prioritario su questo tema, che dobbiamo implementare il piano nazionale contro l'antimicrobico resistenza, la creazione di un dipartimento One Health presso la riorganizzazione del Ministero della Salute, credo che vada anche verso questa direzione così importante. A questo giustamente avete legato anche le infezioni ospedaliere, perché è un altro tema che purtroppo secondo me se ne parla troppo poco in generale. Credo che il professor Andreoni sia in grado di poter darci anche da questo punto di vista una fotografia drammatica, che però è legata anche a tante altre questioni che sono legate alla logistica, agli ambienti, ai servizi che nelle nostre strutture ospedaliere, diciamo, con la logica del taglio dei costi negli ultimi 20 anni hanno portato a ridurre i costi per le pulizie, a ridurre tutta una serie di sistemi e compagnia, insomma con dei meccanismi che oggettivamente vanno complessivamente rivisti. Qui si scontra il problema che chiaramente in particolare la gestione sanitaria degli ospedali, delle aziende ospedaliere è regionale, e quindi lo Stato deve fare il suo lavoro di dare degli indirizzi, di dare delle regole, di cercare di mettere in campo anche azioni di controllo più efficaci e più efficienti, in qualche modo uscendo dalla logica della cosiddetta spending review, che in sanità dovrebbe essere messa un po' da parte, soprattutto su argomenti così importanti. Quindi noi stiamo lavorando intensamente per cercare appunto di avere una serie di, quindi anche il contributo dell'iniziativa di oggi è assolutamente fondamentale. Se ritenete che sia necessario arrivare ad una proposta di legge, credo che insomma ci sia l'attenzione, la possibilità di presentarla anche in modo trasversale, che può anche confrontarsi con il lavoro che l'intergruppo dal punto di vista tecnico-scientifico farà proprio su questo tema specifico. Credo anch'io che sia necessario, perché probabilmente abbiamo bisogno di dargli un risalto a questo tema che fino ad oggi è rimasto un po' chiuso all'interno degli ambienti scientifici, è uscito poco fuori nella comunicazione generale. Il lavoro che si sta provando a fare è anche un lavoro che coinvolge appunto, vi ho detto, questa importante novità nell'organizzazione del Ministero della Salute che ha voluto il Ministro Schillaci con la creazione di questo Dipartimento One Health, che riunirà dentro di sé tutte le competenze che sono legate alla salute, in parte alla salute umana e alla salute animale. In alcuni provvedimenti che sono già arrivati all'attenzione, decreti legislativi in campo degli allevamenti, in campo quindi proposti dal Ministero dell'Agricoltura d'accordo col Ministero della Salute, abbiamo fatto una serie di correzioni e di individuazione di percorsi sull'utilizzo dei farmaci negli allevamenti,
mettendo una serie di limitazioni particolarmente importanti e aumentando anche il sistema dei controlli su questi allevamenti. E quindi, per esempio, i farmaci potranno stare negli allevamenti, mentre prima potevano stare anche mesi, anni, senza, fino alla scadenza, adesso potranno stare solo 5 giorni, non di più, poi dovranno essere comunicati quotidianamente alla ASL di competenza o all'APS, secondo le regioni dove sono, in rapporto alle esigenze effettivamente correlate alle malattie degli allevamenti o degli animali. Insomma, stiamo cercando di individuare anche dei percorsi. Abbiamo, nella prima riunione dell'intergruppo, anche fatto un incontro col Ministro dell'Ambiente, con il Ministro Pichetto Fratin, perché chiaramente il tema è da affrontare complessivamente. E in questo, onorevole, possiamo sì. tranquillamente anche fornire come società scientifica un appoggio per l'intergruppo, One Health, per i tavoli tecnici e scientifici da parte della società, perché sicuramente potrà, in questo scambio che dicevo prima io, fruttuoso, crearsi e rafforzarsi questa comprensione anche del tema per politiche sempre più adeguate e mirate. Assolutamente, quindi comunicherò alla segreteria dell'intergruppo di poter... Certo. Diciamo inserire anche la società scientifica in modo da poter collaborare a questo lavoro che stiamo facendo e anche portare un contributo su questa proposta di legge che può venire fuori dall'intergruppo direttamente, dove sono presenti 28 tra deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. Quindi proposta di legge che è stata già formulata che però ha bisogno del supporto, naturalmente ne parleremo tra pochi minuti. Se lei è d'accordo, darei la parola allora ai nostri due. Sappiamo che le proposte di legge per poter ne sono presentate migliaia, se non vengono segnalate rimangono presentate là. Siamo qui per questo. Se diventa una proposta di legge anche dell'intergruppo, ha una forza chiaramente maggiore. E siamo qua, vicepresidente. E quindi massima disponibilità. E tra l'altro la ringraziamo perché poi lei ha partecipato anche alle altri appuntamenti insieme alla CIMIT, proprio su questi e altri temi di infettivologia e non solo. Ascoltiamo allora quali sono questi progetti dalla diretta voce dei nostri clinici presenti. Dottoressa Marianna Meschiari, il controllo delle infezioni correlate all'assistenza e la stewardship antimicrobica, clinica malattie infettive, Policlinico di Modena. A lei, dottoressa. Grazie mille. Grazie. Il progetto insieme. Questo. Assolutamente, parlerò del progetto insieme, che è anche il titolo dell'evento di oggi. Ed è un titolo non a caso, nel senso che ringrazio la CIMIT perché ha permesso la realizzazione di questo importante progetto e la professoressa Mussini che fin dall'inizio insieme a me ha lavorato e ha creduto che si potesse fare qualcosa, perché di fatto possiamo fare tanto, ovviamente possiamo fare tanto se iniziamo a creare effettivamente dei gruppi, e questo è un progetto di cooperazione nazionale volto a contrastare questo importante problema che sono le infezioni correlate all'assistenza e ovviamente l'antibiotico resistenza. Ma in che modo? Sostanzialmente questo progetto è nato da un'esigenza espressa da molti colleghi, da molti infettivologi e non solo infettivologi, di iniziare a far partire nelle proprie realtà, quindi un progetto, se vogliamo, con una ricaduta immediata dal basso, riuscire a implementare quelle che sono le raccomandazioni che troviamo dettagliate nel PINCAR, di cui abbiamo sentito l'impatto importante. È un documento assolutamente fondamentale, doveroso e dettagliato, che approccia questa problematica da vari punti di vista. Ovviamente non è un manuale di implementazione, perché l'implementazione spetta alle realtà locali, spetta alla logistica, alla parte organizzativa e anche ad avere delle persone che si occupano e che abbiano ovviamente una formazione idonea per riuscire a mettere in pratica quelle che sono le indicazioni di questo importante documento. Per cui grazie a questo progetto abbiamo iniziato a formare un gruppo di progetto iniziale e abbiamo fatto un workshop nella nostra città in primis, dove hanno partecipato 14 ospedali su base volontaria, ma c'è stata un'adesione molto vivace che giustifica l'importanza di questo progetto. E grazie a questi ospedali abbiamo creato una survey che abbiamo lanciato grazie alla CIMIT nel sito, a cui hanno risposto più di 40 ospedali italiani,
in cui abbiamo messo in luce quelle che sono le difficoltà ancora attuali a distanza di diversi anni dal primo piano nazionale nell'implementazione di questa progettualità, sia nell'ambito della sorveglianza, mancano nel 50% ancora la disponibilità di dati diciamo in tempo reale di quello che è il consumo di dati di sorveglianza, di dati che possano servire per poi riuscire a mettere in pratica una progettualità che sia concreta e quindi a revertire questo importante problema. Mancano persone, perché le risorse sono fondamentali, avere delle persone declinate full time in questo tipo di attività è essenziale e questo deve partire anche a livello istituzionale e a ricaduta da parte delle direzioni per riuscire a dare voce e a declinare delle persone che sappiano lavorare in questi ambiti, che non lo facciano come attività diciamo alternativa nell'ambito dell'assistenza abituale. E poi è fondamentale ovviamente che tutto questo venga ampliato in un'ottica di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare. L'infettivologo può essere un collante tra le discipline, ma ovviamente quando parliamo di infezioni correlate all'assistenza si verificano spesso al di fuori delle malattie infettive, quindi nelle chirurgie, nelle aree mediche, nelle terapie intensive. Quindi il collante è necessario che ci sia una conoscenza condivisa e che si facciano delle attività di frontiera che vengono in qualche modo a contrastare l'importante problematica. Ci tengo a sottolineare che è vero che abbiamo delle difficoltà nei nostri ospedali di natura logistica, ma è anche vero che le evidenze scientifiche ci dicono che mettendo in pratica dei programmi attivi di contrasto dell'antibiotico resistenza riusciamo a prevenire dal 30 al 50% di queste infezioni. Quindi questo, voglio dire, è assolutamente possibile e spero che il progetto insieme sia un inizio di un lavoro congiunto e che la giornata di oggi ovviamente testimonia che sia sicuramente importante condividerlo insieme. Ecco, grazie. Grazie dottoressa Meschiari. Il lavoro congiunto che appare quanto mai fondamentale anche in un approccio che è multidisciplinare, e ribadisco ancora una volta l'importanza delle collaborazioni tra le varie società scientifiche a partire proprio dalla medicina generale con gli infettivologi e con tutti quanti gli altri specialisti coinvolti. In tal senso l'altro importante progetto, che ha un nome anche creativo, Resistimit, ce lo illustra il professor Marco Falcone, consigliere Simit, che ha trovato già nell'anno scorso una valida espressione in quattro città d'Italia, a partire proprio da Pisa, dove il professore esercita, per passare poi a Roma, Napoli e Milano. E allora, professore, quali sono i prossimi step di questo progetto Resistimit, una grande piattaforma dove anche l'intelligenza artificiale gioca un ruolo strategico? Grazie, grazie al dottor Della Seta. Sarò breve perché molti dei gli aspetti sono stati già detti. Perché nasce l'iniziativa? Professore, un po' più vicino al microfono, mi scusi. Perché nasce questo progetto chiamato appunto Resistimit? Noi abbiamo sentito, ci sono tre livelli diciamo di attività di intervento, no, sulle infezioni ospedaliere: la sorveglianza, l'Italia si è dotata negli anni di un sistema di sorveglianza da parte delle microbiologie che ha qualche limite legato sempre al regionalismo, al fatto che non tutte le regioni mandano i dati a Roma nello stesso modo, ma si è dotata. Abbiamo visto gli interventi del Ministero della Salute sul PINCAR, che è comunque un documento corposo che dà delle linee guida e insieme è quello che serve forse per l'attuazione pratica poi di queste che sono le attività di prevenzione. Poi i clinici vivono quotidianamente questo problema in termini di mortalità, perché oggi le persone in ospedale muoiono di infezione ospedaliera, non muoiono di trauma, di incidente stradale, di leucemia, di linfoma. Chiaramente quello li porta in ospedale. Spesso facciamo degli interventi costosissimi, terapie molto evolute che poi falliscono per un'infezione che porta a morte il malato. Cioè noi oggi abbiamo la sensazione, che vogliamo però quantificare in maniera oggettiva, che il tema delle morti da infezione ospedaliera sia molto più importante rispetto a quelle che sono le stime che fanno spesso gli organismi internazionali, l'EMA, l'Unione Europea, che magari attrae i dati. Quindi l'idea è quella di creare una rete clinica e quindi una rete che va a studiare il peso clinico in termini di mortalità, di durata di degenza, di costi di questo tipo di infezioni e che abbia come obiettivo però non tanto quello, diceva bene l'onorevole Cicchetti, di fare degli studi scientifici eleganti tra università che si mettono insieme e magari portano a delle pubblicazioni di
particolare rilievo, ma di avere uno strumento che tramite i nuovi modelli di intelligenza artificiale, tramite i software, ci permetta di capire quello che sbagliamo, cioè dove possiamo intervenire, quali sono le situazioni in cui il malato ha più rischio di acquisire un'infezione ospedaliera, ha più rischio di morire di un'infezione ospedaliera e ha la necessità, aggiungo, di essere trattato nella maniera più moderna. Perché l'altro tema qual è? Che noi queste infezioni le possiamo trattare, le dobbiamo innanzitutto prevenire, però poi se non le riusciamo a prevenire del tutto le dobbiamo trattare con gli strumenti più moderni, che sono i nuovi antibiotici, che sono le moderne terapie, che hanno dei costi, e qui dobbiamo entrare in un'ottica di capire, io faccio le CAR-T, un trattamento CAR-T che può essere salvavita a un malato ematologico plurifallito costa 200 o 250 mila euro. Però il paziente con le CAR-T muore poi di una sepsi, di un'infezione. Quindi noi dobbiamo capire che l'investimento in 2.000 euro di terapia antibiotica non può essere considerato un costo quando serve a salvare l'investimento in 200.000 euro di curare una malattia del genere. Potrei parlare del trapianto di fegato, del trapianto di midollo, di altre condizioni. Quindi diciamo questa è nei prossimi anni la sfida della medicina. Curare le infezioni opportunistiche di questi malati serve ad evitare che i progressi fatti dalla medicina siano vani. E quindi con questa rete che ha già 30 unità operative di malattie infettive, 30 ospedali di tutte le dimensioni, cioè ospedali universitari, ospedali territoriali, e che si vuole allargare, noi cercheremo di fornire un supporto scientifico clinico, ma anche magari a livello istituzionale dei dati che possano permettere anche ai decisori politici di capire come intervenire, dove intervenire e anche a che livello intervenire, perché il livello di prevenzione è importante, ma a volte noi possiamo avere anche dei limiti strutturali, dei limiti organizzativi all'interno dell'ospedale. Capire tramite questo studio quali sono i limiti ci può permettere anche di fare degli interventi che possono essere anche interventi a basso costo o addirittura interventi senza costo, cioè interventi di cambiamento di alcune pratiche, però possono far risparmiare un sacco di soldi, ma possono soprattutto far risparmiare un sacco di vite, perché ahimè oggi di infezione ospedaliera negli ospedali si muore tutti i giorni e questo è un qualcosa a cui diciamo bisogna, è un fenomeno che bisogna quantomeno limitare. Non si può eliminare perché i grandissimi ospedali del mondo, andiamo ad Harvard, all'Imperial College di Londra, hanno i malati con l'infezione ospedaliera, quindi non è un qualcosa che l'Italia è la maglia nera, però noi possiamo intervenire e dobbiamo limitarne l'impatto soprattutto in termini di mortalità. Grazie molte, professor Falcone. È importante quindi il contributo scientifico clinico, anche qui per un lavoro congiunto, con dei dati che possono essere messi a disposizione degli stessi decisori politici per dei risparmi che sono significativi. Ora, la proposta di legge di cui accennavamo prima ce la chiarisce meglio l'avvocato Raffaele Di Monda. No, vicepresidente, lascio io, loro sono qui, non si preoccupi, si accomodi pure. No, sia qui. Io lascio la parola all'avvocato Raffaele Di Monda, presidente del progetto FULOP, che ci illustrerà nel tempo dedicato questa proposta e anche quello che è il ruolo e la collaborazione fondamentale che c'è stata tra voi di FULOP e naturalmente tutto il mondo scientifico. Prego. Grazie, buongiorno, grazie alle istituzioni, grazie anche all'ospitalità presso la Camera dei Deputati. E tre osservazioni prima innanzitutto rispetto a quello che si è detto. Si è osservato dal punto di vista numerico l'impatto delle ICA e anche dal punto di vista dei costi. Noi abbiamo come associazione ovviamente fatta di giuristi e poi noi ci vantiamo del nostro comitato scientifico, del quale fa parte Massimo Andreoni, Cristina Mossini, Mariana Meschiara, Giustino Parruti, Carlo Tascini e tanti altri. Noi abbiamo fatto uno studio sia dal punto di vista non scientifico, ma diciamo, medico, e che dal punto di vista giuridico. Abbiamo compreso che dal 2016 è l'ultimo dato di riferimento dell'Università di Torino che parla di numeri dal punto di vista della mortalità e si fa riferimento a quei famosi 11.000 morti in Italia, di cui il 50% tra le altre cose è prevedibile, e in Europa si stimano diciamo 30.000, noi occupiamo il 34% diciamo, della mortalità europea.
Non ci sono altri studi di riferimento. L'ultima persona che ha fatto un rilevamento a tal riguardo è Walter Ricciardi, che diciamo, nel 2018 stima la mortalità a 49.000 in Italia, però non ci sono ovviamente dei dati statistici. Il problema fondamentale di questa tematica è che non esiste una banca dati, non esiste nulla che possa racchiudere, raccimolare quelle che possono essere le informazioni derivanti dagli ospedali, perché gli ospedali, anche parte del progetto dell'Università di Torino, erano 300 quelli diciamo, che facevano parte di questa cosa. Un'altra tematica importante sono i costi. I costi si stima, e quindi su dati assolutamente diciamo, incerti, che la spesa per le degenze aggiuntive sono quasi 3,7 ai 9 miliardi di euro in Europa l'anno, ma sono ovviamente assolutamente sottostimati. Se noi pensiamo che un giorno di degenza in più allo Stato italiano, penso che paghi 3.000-1.500 euro ogni giorno, una degenza stimata per una infezione nosocomiale, ma 1.000 euro insomma, sono le stime. Terapia intensiva anche 2000, 2500, quindi parliamo di una media. Una degenza ordinaria, diciamo stimata per un'infezione correlata all'assistenza, si parla di quasi 10 giorni di media per ogni cittadino che ha avuto questa cosa, e quindi sono tanti soldi che lo Stato potrebbe risparmiare e reinvestire su quelle che possono essere le priorità precauzionali, che possono essere sicuramente adoperate da tutte le direzioni sanitarie in modo tale da tutelare il diritto alla salute. Il diritto alla salute che ovviamente spetta, perché il problema dell'infezione correlata all'assistenza della MR tocca a noi cittadini, perché tutti quanti come cittadini possiamo accedere all'ospedale, tutti quanti, come diceva anche il professore, per un intervento chirurgico possiamo rischiare, anche per un intervento banale, perché non quello che costa 250.000 euro, ma anche per una frattura ad un gomito, si va in ospedale, si rischia di avere un'infezione correlata all'assistenza e se non si muore, ringraziando Dio, si rimane ricoverati in ospedale di più, diciamo. Quindi anche dal punto di vista professionale mi capita ogni giorno, facendo l'avvocato, di assistere e di ascoltare tante persone che hanno avuto questi problemi. Mi fa piacere che la politica, anche l'onorevole l'ha detto, ma l'ha detto un onorevole, un esponente ovviamente di questo, diciamo, di questo governo, così come si è collegato precedentemente anche un altro esponente di questo governo, ma è il primo, anche dal tuo telefonino, faceva parte dell'opposizione. È un problema che deve riguardare tutti. Però spesso e volentieri la politica, quando non vuole intervenire, dice dobbiamo fare, e questo non mi faccio riferimento a questa, diciamo, a questo governo, ma io dico concettualmente la politica, quando non vuole affrontare il problema, dice bisogna riunirsi, bisogna chiarire, bisogna studiare e bisogna fare. Noi abbiamo redatto un testo di una norma, ovviamente coadiuvati dal sapere e dalla conoscenza del nostro comitato scientifico, che è stata depositata da un gruppo di onorevoli di Fratelli d'Italia con diciamo, primo firmatario Matteo Rosso. Sono stato ricevuto dalla disponibilità, dalla carineria, dalla gentilezza anche della del sottosegretario Gemmato. Tra le altre cose so che in Puglia sarà protagonista proprio a giugno anche di questa tematica, diciamo, durante il G7, nella speranza che voglia coinvolgere, come la legge anche vuole, anche le parti che fanno parte del mondo della cittadinanza e soprattutto delle associazioni che fanno questo per voto, diciamo, ma piuttosto perché dall'alto della mia ipocondria, diciamo, ecco, mi sono impegnato a vedere una cosa del genere. E quindi noi abbiamo disegnato questa proposta che dal 2023, dal febbraio del 2023, giace, come lei ha detto, perché se non è spinta, diciamo, purtroppo non va avanti, perché ce ne sono tante, l'iter è molto lungo, si sperava di poterlo far passare in un mille proroghe, non c'è stato. Allora, se c'è, questo è questo che... Mille proroghe e mille proroghe. Esatto. Però dico... C'è prorogo da qui a 2024. Esatto. Si chiama decreto legge differimento tempo. Esattamente, ma si differisce sempre, già che questo è una, è una,
è un'emergenza, altre cose, l'OMS ha detto che o ci diamo una svegliata oppure nel 2050 moriremo quasi tutti, cioè questa è più una iettatura che altro, diciamo. No, dico, vabbè, è una battuta, però dico, già che è un'emergenza nazionale, già che muoiono, voglio dire, 10.000 persone, di cui il 50% prevedibile, sono 5.000 persone che possiamo salvare. E l'obiettivo di ognuno di noi, credo, e soprattutto quello della nostra associazione a livello sociale, è quello di far qualcosa per salvare anche una vita umana. Credo che questa sia una legge che debba essere portata avanti con grande celerità, magari scalzando quelle che non riguardano il diritto alla salute da garantire costituzionalmente, e se questo governo desse maggiore responsabilità anche alle direzioni sanitarie, perché devono comunque governare, perché comunque devono controllare, perché comunque devono anche fornire quelli che sono i dati acquisibili all'interno per poi darli alla banca data che dovrà essere tenuta, diciamo, dal governo, ma soprattutto bisogna smettere di avere delle linee guida oppure dei consigli del 1983, con le prime circolari, 1985, 1996, che dicono bisogna far questo, ma poi in Italia, le lo sa onorevole, se non c'è una legge che dice o lo fai oppure, diciamo, noi prevediamo un'attività premiale, diciamo, per questi, allora, per i dirigenti. Noi cercheremo in queste istanze che sono... Ho scritto Matteo Rosso, ecco. Esatto, allora grazie intanto. Grazie molte, avvocato. Allora, per conclusioni, anche perché faremo tesoro delle istanze che sono emerse in questo tavolo, come espresse anche dall'avvocato di Monda, prego la vicepresidente della CIMIT, professoressa Cristina Mussini, di fornirci anche un filo rosso che possa riunire, collegare tutto quello che è emerso da questo tavolo, anche con delle conclusioni in tal senso. Prego. Ecco, parlo a nome mio, parlo a nome della società, parlo a nome del dottor Roberto Parrella, che è il presidente, che purtroppo non ha potuto essere presente. Noi abbiamo organizzato questo convegno e soprattutto anche questo momento di riflessione che precede il convegno, per rendere chiaro a tutti, palese a tutti, l'impegno della nostra società e quindi degli infettivologi italiani su questo argomento. Ma qual è l'impegno? Come è stato detto, noi abbiamo tantissimi documenti, il dottor Maraglino ci ha spiegato benissimo il PINCAR, la difficoltà, come diceva la dottoressa Meschiari, è la declinazione pratica di questi documenti e soprattutto, cosa che un po' manca in quasi tutte le cose del nostro paese, un'attività un po' di controllo, cioè verificare che poi i documenti vengano applicati e che in qualche modo si riesca ad arrivare ad un risultato. Domani mostreremo questa survey su 40 ospedali italiani, che è imbarazzante, cioè abbiamo avuto che tipo meno del 40% sa quanto antibiotico viene prescritto nell'ospedale, non sanno quanto gel alcolico venga consumato per il lavaggio delle mani. Allora, il ruolo della nostra società vorrebbe essere quello di essere un po' il braccio operativo delle istituzioni, in un'alleanza con le istituzioni, in modo tale da poter cambiare la situazione. Guardi, noi abbiamo, le parlo da un ospedale dove noi avevamo il 33% di prevalenza di Klebsiella e KPC, che sono questi germi multiresistenti, resistenti ai carbapenemi. Siamo riusciti a portarlo al 2-3. Quindi questo ci ha fatto capire che è possibile, che si può fare. Guardi, io concludo tutti gli interventi con Frankenstein Junior, con Gene Wilder, che dice si può fare, perché è vero. Allora, come società, il nostro impegno è questo. Ci fa piacere che lei sia qua, ci fa piacere che lei ci consideri come interlocutori, perché davvero c'è la possibilità di cambiare le cose nel nostro paese. Noi, non soltanto per quello che riguarda appunto la stesura dei documenti, noi abbiamo dei documenti che sono magnifici. Il problema è l'applicazione pratica. Allora, la creazione e il riconoscimento a livello istituzionale della rete infettivologica, che esiste di fatto perché ha dimostrato nel Covid per esempio quanto è in grado di fare, ma che non è riconosciuto a livello istituzionale, che deve essere in qualche modo organizzata in tal senso, in modo istituzionale, ci garantirà ancora di più nel futuro, e che è una delle nostre finalità, ci garantirà ancora di più nel futuro di essere interlocutori. Ma già il fatto,
come ha detto giustamente, ci stiamo muovendo su tanti fronti, no? Quindi noi con questi due progetti, Resist Summit, che fornirà i dati più appropriati, e il progetto insieme di creare un sistema di hub and spoke, cioè noi creeremo con la formazione di certi centri formati sull'infection control e sull'antimicrobial stewardship, saremo in grado di agire a cascata su centri più piccoli. Quindi tutto questo naturalmente, se avrà il sostegno delle istituzioni, diventerà da una cosa per amatori a qualcosa di strutturale per il Paese. Quindi un'alleanza, professoressa Musini, con le istituzioni, un braccio operativo, la CIMIT lo è stata, lo è e lo sarà naturalmente come impegno. Ringrazio davvero tutti i nostri ospiti, voi della stampa, i clinici, i rappresentanti istituzionali per essere stati qui alla Camera dei Deputati. Grazie davvero e naturalmente vi terremo aggiornati con le attività. Grazie davvero, buon lavoro a tutti.